Dicembre è il mese paperoniano per eccellenza, in particolare il dicembre 2022 ha visto le celebrazioni su molte testate disneyane dei 75 anni del personaggio. Anche l'almanacco Topolino, giunto al numero 11 in questa versione pubblicata da Panini Comics, ha celebrato il personaggio, come vediamo da questa copertina natalizia. La presenza di Gastone è dovuta al fatto che a gennaio del 2023 si celebreranno invece i 75 anni di Gastone. A sommario poi sono presenti ben due storie con lo stesso titolo, Paperino e la ghiacciata dei dollari. La prima versione, quella originale, venne pubblicata nel 1951. Su Walt Disney Comics and Stories numero 135. Nel corso della storia, una delle avventure classiche di Karl Barks, Paperone deve affrontare l'ennesimo tentativo dei bassotti di raggiungere le sue sostanze. In effetti questa dovrebbe essere la quarta storia con cui i bassotti vengono presentati ai lettori. E una delle caratteristiche di questi primi bassotti è che spesso, come succede anche in questo caso, i loro tentativi di rapina vanno a buon fine. È però anche una storia molto particolare perché è la prima volta in cui Barks sperimenta l'edificio che noi oggi conosciamo come il deposito delle monete di Paperone. A proposito del deposito delle monete, scrissi un articolo per lo speciale che dedicammo allo Spazio Bianco 5 anni fa, che è diviso in due parti, una espressamente dedicata alle storie di Barks e l'altra agli altri depositi. Vi lascio il link alle due parti in descrizione. Inoltre vi ricordo che relativamente alle sostanze contenute all'interno del deposito ho anche dedicato dei video, anche quelli li potrete raggiungere tramite la descrizione. La caratteristica più interessante della storia, almeno dal punto di vista della serie Disney Comics and Science, cui fa parte questo video, è l'utilizzo della scienza che Barks fa all'interno della storia. Il deposito, infatti, viene riempito di acqua. Questo perché, nel caso in cui i bassotti dovessero riuscire a completare il tunnel che arriva fino alla base del deposito, verrebbero a quel punto inondati di acqua senza poter quindi ottenere alcuna moneta. Purtroppo però quella notte Paperopoli ebbe un abbassamento delle temperature tale che l'acqua, persino quella nelle tubature, ghiaccia, generando così un fenomeno che viene molto ben descritto nella storia, cioè l'esplosione degli idranti. Allo stesso modo, all'interno del deposito, che non è riscaldato, l'acqua inizia a ghiacciare, aumentando così il suo volume. In un certo senso dobbiamo essere grati al fatto che l'acqua abbia questa caratteristica, unico liquido che quando abbassa la temperatura aumenta invece di diminuire il suo volume. Questo infatti permette per esempio ai pesci nei laghi di poter sopravvivere nonostante la superficie si ghiacci. Il ghiaccio infatti oltre ad essere più voluminoso è anche più leggero dell'acqua e quindi in qualche modo crea uno strato isolante che permette ai pesci di poter continuare a nuotare negli strati più bassi del lago. A questa prima ghiacciata, pubblicata in Italia nel 1952 sul Topolino numero 39, seguì una seconda ghiacciata, pubblicata nel 1957 sul numero 12 dell'almanacco Topolino, quello originale a cui ho già dedicato un video nella serie collezionistica. Scritta da Guido Martina per i disegni di Luciano Bottaro, vede Paperone all'inizio, all'interno di un palazzo, un po' come lo si vedeva nelle prime storie in cui Barks mostrava la sua ricchezza. In questo caso siamo abbastanza sicuri che le sostanze di Paperone che si trovano all'interno di quella stanza non sono tutte le sue sostanze, visto che nel corso della storia parla di appena un paio di milioni di dollari. Ad ogni modo la storia inizia con un grosso problema, quello delle temperature eccessivamente alte.
Questo rende impossibile ai laghi ghiacciarsi e quindi alle località turistiche di riempirsi di turisti paganti, cosa che ovviamente procura non pochi grattacapi a Paperone. A quel punto, sulla spinta di Paperino, Paperone va da Archimede, dove gli verrà consegnata una soluzione su un piatto d'argento, come si suol dire. Questa è l'occasione per i bassotti per poter effettuare una rapina che, proprio come nella ghiacciata precedente, ha successo. La cosa interessante della storia dal punto di vista scientifico è che Archimede idea un raggio in grado di ghiacciare quasi istantaneamente l'acqua, ma non solo l'acqua, tutti gli oggetti inanimati. È importante questa cosa degli oggetti inanimati. Questo perché in realtà se noi ghiacciamo qualcosa di biologico, a lungo andare anche questa ghiaccia, e se sciogliamo il pezzo di ghiaccio all'interno del quale è conservato l'oggetto, beh, lo sgelamento non è detto che faccia poi tanto bene a ciò che è contenuto all'interno del blocco di ghiaccio. Questa distinzione è molto importante perché ovviamente il raggio deve impedire ai pattinatori di diventare dei pezzi di ghiaccio. La cosa interessante della storia è che Paperino e Paperone, nel corso dell'inseguimento ai bassotti, non prendono mai in considerazione questo piccolo fatto che avrebbe potuto impedire, in particolare a Paperino, il classico inseguimento finale. Arrivati a questo punto, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!